dai sondaggi di queste settimane De Luca vince, disporrà di una maggioranza per poter governare agevolmente. Dopodiché i problemi sono difficili, non è che sono semplici, ma lui ha gestito in maniera efficace questa vicenda della pandemia e credo che ci sia un concorso ampio. Poi le liste, vede, quando c'erano i grandi partiti popolari le liste non erano mai più di 5-6, adesso ce ne sono tanti perché c'è una sorta di degenerazione, sembra quasi che sia un concorso pubblico per titoli elettorali, quello di partecipare ad una competizione come quella dell'elezione del Consiglio regionale, che è una competizione democratica, non è un concorso. Però evidentemente qualcuno ha snaturato le questioni e prende una cosa per l'altra. Insomma. Io credo che noi dobbiamo puntare principalmente sulle ricchezze che abbiamo, tantissime ricchezze, quindi per me il turismo è un'industria che può favorire notevolmente uno sviluppo economico sul territorio. Questo sviluppo economico sul territorio lo può favorire il turismo attraverso tutte le ricchezze, così come stavo dicendo, abbiamo, quindi da quello che è un turismo culturale a quello che è un turismo religioso e anche enogastronomico, visto che abbiamo prodotti tipici di eccellenza sul nostro territorio, non dobbiamo fare altro che sviluppare quello che noi abbiamo, quanto di meglio abbiamo sul nostro territorio. I tuttologi credo che non servono a poco, ci sono tante problematiche, noi cerchiamo di affrontare anche altri temi, ma quello che ci sta a cuore principalmente è questo, perché credo che attraverso questo sviluppo economico che deriva dal turismo possiamo perlomeno riuscire a dare un segnale sul nostro territorio. Centro Democratico stava con De Luca prima del Covid, quando De Luca probabilmente non lo portavano come vincente, noi stavamo con Centro Democratico già prima, quindi abbiamo visto tante liste che oggi appoggiano De Luca, ma mi ricordo che nel mese di gennaio, febbraio, tante liste che oggi appoggiano De Luca stavano dall'altra parte. Volti che vediamo sempre, io credo che in qualche modo oggi bisogna puntare anche su altri. Con questo non sto dicendo che si deve votare Puzio, ma votare sempre gli stessi, come si dice, fare quello che hai sempre fatto, ottieni quello che hai sempre ottenuto.